Dal 19 al 25 aprile si tiene la settimana civica promossa dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, dal titolo Noi come cittadini, noi come popolo, copromossa dalla Rete Nazionale della Scuola per la Pace. Una settimana per riflettere e promuovere i valori della Costituzione e dell'educazione civica, la cultura dei diritti e dei doveri, l'attenzione verso l'altro, l'ambiente e il pianeta. Un impegno assunto da enti ed istituzioni, ma anche dalle scuole verso i giovani. È proprio da loro, infatti, che parte l'educazione ad un mondo, se così possiamo dire, più civico. A fianco a me c'è Anna Tesi, dell'Unione Universitaria, che fa parte del Forum dei Giovani. Anna, ci spieghi un attimo di che cosa si occupa la tua associazione? Certo, allora, l'Unione degli Universitari si occupa prima di tutto di tutelare i diritti degli studenti all'interno del sistema dell'istruzione. Sia insomma universitario ma anche alle superiori con la nostra associazione gemella che è la rete degli studenti medi. Però non solo insomma i diritti all'interno dell'università ma anche quelli all'esterno, quindi scendiamo sempre in piazza insomma con molta gioia insieme a gruppi come Fridays for Future, ma ci occupiamo anche di parità di genere, ci occupiamo anche di temi molto più delicati e sociali come può essere l'antimafia. Ecco, in occasione di questa settimana, se ci vuoi parlare appunto di un'iniziativa magari in particolare. Certo, da anni noi tutte le estati, insieme alle associazioni come l'ARCI e Libera, organizziamo e insomma costruiamo davvero dei campi antimafia. Sono delle esperienze che di solito durano una o due settimane all'interno di un bene confiscato, in cui gli studenti possono fare sia attività di riqualificazione del bene, ma soprattutto di sensibilizzazione sul tema e anche sul problema che molto spesso viene vissuto un po' come territorializzato più nel sud Italia, ma in realtà ci riguarda veramente da vicino. Infatti lo ha dimostrato una piazza bellissima di studenti nel 2019 a marzo, appunto, quando ci fu la piazza nazionale di Libera a Padova, che appunto vide milioni di persone scendere in piazza per un mondo anche più giusto in questo senso. Vuoi lanciare in chiusura un messaggio per, certo, assolutamente. Per i tuoi coetanei? Per i miei coetanei, veramente il messaggio più puro e sincero credo che possa essere quello di avvicinarsi il più possibile al mondo del volontariato e dell'associazionismo. Ci sono veramente associazioni che parlano di tantissimi temi diversi e davvero in questo si può trovare non solo la propria passione, però anche il proprio senso di utilità per il mondo, perché insomma Rovigo è una piccola città che non ha tantissimi problemi in realtà, però deve essere sempre importante per noi contribuire a renderla migliore e anche a renderla diciamo più a immagine di studenti. Quindi credo che questo, ecco, sia un po' il mio messaggio, quello di mettersi a disposizione il più possibile, perché veramente diventa un messaggio positivo per il territorio ma anche per noi stessi. Grazie mille, Anna.